Allora, oggi ho scelto di fare un argomento che faccio da tanti anni e che vi dirò, ho studiato un pochino. Mi hanno detto che viene sempre abbastanza interessante, però io ho una certa reticenza a trattarlo perché poi alla fine c'è stato un periodo che queste valutazioni così sulla morte e fine vita le ho fatte anche troppo in troppi contesti culturali, francamente mi sono anche un po' stancato. Adesso un po' di tempo che non ci sono tornato su e vediamo anche se mi viene fuori qualche altra riflessione, come anche la porgo a voi. Di fatto l'argomento che riguarda la morte è un assoluto tabù, culturale per la nostra società, come lo è stato per tante altre, occasioni di contesti umani. Io faccio una partenza che è pienamente medievale perché nella città di Aquisgrana, chi mi ha seguito in qualche corso di storia medievale lo sa, Carlo Magno aveva aperto una scuola palatina che si occupava della formazione dei preti, dei funzionari religiosi e dei dirigenti del suo regno. Il direttore di questa scuola era il grande intellettuale Alcuino di York, il quale veniva dal nord dell'Inghilterra e si era portato ad Aachen, ad Aquisgrana, oggi Aquisgrana si chiama Aachen ed è una città della Germania, si era portato a Aachen buona parte dei preziosissimi manoscritti che possedeva. E ad Aachen quindi fiorisce questa scuola palatina. Uno dei membri di questa scuola palatina, più chiacchierati, meno conosciuti, ma sicuramente culturalmente più interessanti, è un abate che si chiama Fredregiso di Tours. Perché è così interessante questo abate? Perché ha avuto l'impudenza, verso la fine dell'VIII secolo, quindi tra la fine del Settecento e l'inizio dell'Ottocento, di scrivere un piccolo trattato sul nulla e le tenebre, che era un argomento alquanto pericoloso da toccare, perché ovviamente la visione provvidenziale della teologia classica cristiana non ammetteva che si potesse pensare a un futuro per gli esseri umani privo della speranza di redenzione, di salvezza post morte. Invece Fredregiso scrive questo piccolo trattatello e giunge a una conclusione che per i tempi è assolutamente rivoluzionaria. Dice il nostro religioso: non esisterebbero le tenebre al di fuori di noi se non ci fossero quelle all'interno di noi. Il che non vuol dire soltanto che a pensare in negativo si arriva per due modi, perché esiste il negativo fuori e perché esiste il negativo anche dentro di te. Ma Fredregiso faceva una interpretazione di tipo puramente lessicale, che è modernissima. Modernissima, perché lui afferma questo fondamentalmente. Se io riesco a concepire l'esistenza del nulla e quindi della morte attraverso una parola, vuol dire che esiste effettivamente il nulla, perché altrimenti non ci sarebbe un sostantivo o un aggettivo capace di caratterizzarlo. E questa è una interpretazione estremamente moderna, no? Oggi che la filosofia è diventata più che altro una ricerca sulla forma piuttosto che sulla sostanza, mentre ha lasciato la sostanza alla scienza. Quindi vedete come già allora ci fosse un dibattito intorno a queste cose. Di fatto, Fredregiso fu accusato di essere un eretico e lo stesso Carlo Magno chiese ai massimi maestri della sua scuola che cosa doveva fare di questo signore, perché veniva considerato un tipo pericoloso, perché pretendeva di indagare razionalmente su concetti come il nulla e la morte, il che erano invece, soprattutto in quei secoli, demandati assolutamente a un contesto di fede. E ho voluto aprire con questo argomento proprio perché penso che
argomenti come quello della morte, del fine vita, di quello che ci aspetta un domani, siano un qualche cosa che comunque l'uomo si è sempre chiesto e si è sempre domandato, anche se purtroppo non ha esperienza diretta. La morte è un tipo di conoscenza esclusivamente ipotetica, perché non abbiamo nessuno che sia tornato dall'aldilà e ci abbia raccontato effettivamente come stanno le cose. Diceva il filosofo Carnap che la morte tecnicamente non esisteva da un punto di vista esperienziale, quindi non esisteva del tutto, perché dal momento che lo scienziato deve occuparsi soltanto di ciò che può esperire, che può riferire, se la morte non ha queste caratteristiche, la morte non esiste, il che è una fregnaccia poi da un punto di vista pratico, però vi dà l'idea di dove si va a finire quando si toccano certi argomenti. E poi un'altra cosa su cui vorrei partire è la cosiddetta teoria del lutto, che magari avrete sentito nominare, che è stata elaborata da una psichiatra svizzera che poi ha preso la cittadinanza americana, che è Elisabeth Kubler-Ross. Nel libro della Kubler-Ross, che adesso andiamo a guardare, che è la teoria del lutto, o il lutto in senso più semplice, la Kubler-Ross scrive: un po' tutti dovremmo prendere l'abitudine di pensare ogni tanto alla morte per non avere paura della vita. Ora, la vita degli esseri umani è una lunga esclusione razionale dell'idea della morte. Tutti noi viviamo come se fossimo immortali, perché se ci fermassimo un attimo a pensare alla precarietà della nostra esistenza, forse avremmo meno voglia di fare determinate cose. È suggestivo la rappresentazione della danza macabra che vi ho messo qui davanti, che non è lontana, è a un'ora di macchina da qui, a Clusone, nella Bergamasca, e che è stata probabilmente dipinta durante una delle ennesime epidemie di peste del Medioevo. E la caratteristica è che rappresenta gli scheletri, che sarebbero i dipartiti, i morti, inframmezzati ai vari mestieri della vita ordinaria, perché vita e morte sono strettamente collegate, di fatto è impossibile scinderle, separate. La Kubler-Ross è una psichiatra che ha studiato per molti decenni i comportamenti dei parenti dei malati affetti da malattie incurabili e ha valutato come le persone affrontano la perdita, la morte dei loro cari. Da questa esperienza è nato questo libro sul lutto, La morte e il morire, di cui non posso che consigliare la lettura. Mi sorprese molto qualche anno fa, quando morì mio papà, purtroppo, che lo trovai tra le mani della mia mamma, che se lo leggeva non gliel'avevo neanche detto, se l'era procurato da solo. E almeno per esperienza diretta so che è un libro che aiuta molto in determinate circostanze negative o comunque tristi della vita. La Kubler-Ross ha individuato nel processo di elaborazione del lutto per una persona cara 5 stadi. Il primo stadio è quello del rifiuto, cioè io non accetto che tu non ci sia più, perché è un'ingiustizia, perché non è possibile. Il secondo stadio è quello invece della rabbia, cioè il non accettare completamente questa cosa, prendendosela contro il destino, contro la sorte, contro qualsiasi cosa si fosse verificato. Poi esiste la contrattazione, cioè la fase di non accettazione di questa situazione, ma anche del cominciare a rendersi conto che forse ci potrebbe essere un punto di equilibrio, un punto che soddisfi in un certo senso questo momento. Ed esiste poi, gli ultimi due stadi sono la depressione, quando ci si rende conto che comunque non è possibile recuperare una situazione del genere, e alla fine l'accettazione, che sembra poi
il proverbio napoletano, no? Chi vive giace, chi muore giace, chi vive si dà pace, insomma, che sarebbe il rendersi conto che contro la morte alla fine non si possa fare più di tanto e che bisogna accettare l'umano destino, insomma. Umano destino che quando si è giovani e si vede la morte come qualcosa di lontanissimo nel tempo è molto molto più facile da accettare perché in fondo è qualcosa che potrebbe non riguardare mai direttamente noi. Però mano a mano che gli anni passano ci si rende conto che le probabilità che tu possa cadere all'interno di questo destino negativo sono molto forti e poi, e cosa più importante, molte delle persone che ti stanno vicino cominciano a non esserci più. E quindi questa esperienza del nulla, della negatività, ti porta a pensare. La rappresentazione della morte è sempre stata molto diffusa nell'arte umana. Forse la rappresentazione della morte più suggestiva è il famoso quadro di Jacques-Louis David, che, come vi accennavo la volta scorsa, è al Museo Nazionale di Bruxelles ed è un quadro enorme, alcuni metri di lunghezza, per alcune sono, non vi so dire le proporzioni, però occupa un'intera parete del museo. E rappresenta Marat, il rivoluzionario francese, in un ben preciso momento della sua percorso terreno, cioè quando viene ucciso. La data è l'11 luglio 1793 e siamo alle 19:30 del pomeriggio. Marat era malato di psoriasi che gli procurava un prurito intenso, per cui era solito, vista anche la stagione estiva, passare buona parte della giornata nell'acqua dove aveva sciolto dello zolfo che attutiva i sintomi pruriginosi della sua malattia. In questa posizione lo trova la sua assassina, Carlotta Corday, che si presenta da lui portandogli una lista di persone che secondo lei sono controrivoluzionari. In realtà è una scusa, perché dal momento che con una firma di Marat finivi il giorno dopo sul patibolo e ti tagliavano la testa con la ghigliottina, di fatto Marat si era fatto la fama del carnefice, insomma, di una persona estremamente pericolosa. E Carlotta Corday, che è una ragazza, ha soltanto 26 anni, parte da questo paese, se ricordo bene, della Normandia, con addosso un coltello e va a Parigi dove si fa ricevere da Marat con la scusa che deve dargli la lista con i nomi di alcuni controrivoluzionari pericolosi da eliminare. Marat la fa entrare nelle prime ore della sera e quando lei ha il cospetto di Marat tira fuori il coltello e glielo infila nel corpo, uccidendolo nella tinozza da bagno. Ovviamente non può fuggire perché tanto è nella tana del lupo, viene catturata e il giorno stesso viene portata sulla ghigliottina. Ma lei è contenta perché ha ucciso il tiranno. E l'unica frase che riesce, insomma, un po' a formulare quando gli chiedono perché ha ucciso Marat è questa: non si muore che una volta. Allora, è vero, gli esseri umani hanno paura della morte, però in determinate condizioni e quando si può dire ne vale la pena, sono in grado anche di offrire la propria vita per una causa che ritengono importante, che ritengono possa valere la pena di rinunciare alla vita stessa, come appunto Carlotta Corday, che è veramente sintomatico perché con la sua morte avrà risparmiato la morte a chissà quante altre persone. Siamo in pieno terrore quando lei uccide Marat. Tenete presente che Marat muore nel 93 e all'inizio del 94 gli altri membri del Comitato di Salute Pubblica che spedisce le persone sulla ghigliottina a migliaia, e quindi Robespierre, Saint-Just e soci finiscono tutti ghigliottinati perché il popolo di Parigi non ne può più di questo bagno di sangue, di questo continuo giro di esecuzioni, insomma. Ecco. Poi magari anche oggi c'è qualcuno che vorrebbe tornare a queste usanze, no? Perché
Ogni tanto mi capita di leggere dei commenti ad articoli di politica fatti dai soliti odiatori anonimi che scrivono delle cose terrificanti che possono scrivere soltanto perché sono coperti da uno pseudonimo e non hanno il coraggio di firmarsi col nome e cognome. Ma l'odio che traspare da questi soggetti nei confronti di alcuni personaggi politici, su cui non voglio entrare come singole figure con nomi, cognomi, eccetera, eccetera, è tale che mi lascia pensare che esista diffusissima un'autentica cloaca di sentimenti che attraverso il web e attraverso questo anonimato trovi un continuo sfogo. Quindi la morte è un qualcosa che è presente nella psicologia di tutti noi, perché ci sono migliaia di odiatori seriali che riempiono il web tutti i giorni di cose assolutamente mostruose. Per cui, se fossero conosciuti con nome e cognome, si potrebbe assolutamente querelarli e chiedergli conto di tanto odio, ma sono di fatto impuniti. E non si può contrastare queste cose qui, non si può rispondere, perché altrimenti entri dentro una spirale di cattiveria e di angoscia che ti distrugge. Vanno ignorati o cancellati il più possibile, secondo me. Purtroppo il legislatore non pensa a questo e molti organi di stampa ci sguazzano dentro questa cosa qua, ecco, perché vendono qualche copia di giornale o hanno qualche pochino di visibilità. Questo per dire come un atteggiamento di morte, secondo me, molto simile a quello che c'era durante il terrore, la Rivoluzione francese, sia tuttora estremamente facile da coltivare nell'animo umano e non sia poi così tanto lontano. Un regista che si è occupato moltissimo del problema della morte è il regista svedese Ingmar Bergman. Bergman era figlio di un pastore luterano che era famoso per fare delle prediche molto molto terrificanti e si portava sempre dietro il piccolo Ingmar nelle sue visite parrocchiali. Per cui il bambino era costretto ad ascoltare spesso le prediche del padre in cui terrorizzava i suoi fedeli con visioni dell'inferno pieno di peccatori condannati per le colpe che avevano commesse in vita. Infatti uno dei personaggi del Settimo Sigillo, questo famoso film di Bergman che magari avete visto, è appunto un pittore che dipinge queste scene estremamente crudeli e terrificanti. La vicinanza con questo padre così severo, così moralista, così assolutista nelle sue visioni e distinzioni tra bene e male, deve aver sicuramente influenzato il giovane Bergman. Infatti, il primo film di Bergman del 1957 è Il Settimo Sigillo. Io ricordo ancora quando l'ho visto da ragazzo, l'impressione fortissima che ha fatto su di me questo film, che ancora oggi vi dirò, secondo me, non ha perso minimamente la sua carica di messaggio, di dubbio, di sommovimento proprio delle nostre certezze. La storia, non so se ve la ricordate, ve la accenno rapidamente, un cavaliere di ritorno dalla Terra Santa, dalla crociata, viene avvicinato sulla spiaggia dalla morte. Il cavaliere non crede più in nulla perché ha assistito durante la crociata alle peggiori crudeltà delle persone e la morte gli comunica che è venuto a prendere la sua anima e a portarlo via. Davanti a questa prospettiva e nel tentativo di guadagnare un po' di tempo, sfida la morte in quello che è il gioco preferito della morte, cioè gli scacchi. Per antica tradizione la morte è una grande giocatrice di scacchi. E iniziano quindi questa lunga partita. Io sono un modestissimo scacchista dilettante, per cui la cosa mi ha sempre affascinato. E la morte accetta, e questo è un altro dato di fatto interessante, la morte accetta di giocare col nero e al cavaliere lascia il bianco, il che è già un vantaggio perché chiunque conosca un poco gli scacchi sa che partire col bianco dà un piccolo margine di vantaggio tra i due giocatori, ma la morte non interessa perché tanto lei è sicura e convinta che vincerà.
E così inizia questa storia di cui magari parleremo ancora, anzi sicuramente parleremo più avanti perché ci voglio tornare su poi verso la fine di questa conferenza. Cerchiamo di, anche se non abbiamo un'esperienza diretta di quello che succede durante la morte, gli scienziati, insomma i ricercatori, hanno tentato di definire in modo razionale che cosa sia la morte. In realtà definire la morte è quasi impossibile. Alla fine la migliore definizione è ancora quella che fa il medico personale di Napoleone, morto purtroppo in giovane età, che è questo francese, Bichat, il quale ci dà questa definizione affascinante. La vita è costituita dall'insieme delle forze che si oppongono alla morte. Non definisce la morte, la può definire soltanto con la vita. Un po' come accade con il male e il bene. Come facciamo a definire il male? Lo possiamo definire perché sappiamo che è ciò che non è bene. Ma il male in sé è estremamente difficile da definire. Eppure c'è, eppure è potente, eppure è un mistero, altro che banale. Sapete quanto odio la definizione sulla banalità del male. E la stessa cosa riguarda la morte. Si tende a scotomizzare come si... con questo termine psichiatrico, a mettere in un buco nero la morte perché altrimenti non si vive più tanto bene. Bichat ha questa intuizione che è veramente geniale. Ora, non tutti gli organismi viventi vanno incontro alla morte nello stesso modo. Anzi, si può considerare come alcuni organismi viventi non ci vadano proprio incontro alla morte in senso semplice. Come ad esempio alcuni microrganismi che si riproducono in continuazione, magari con un patrimonio genetico praticamente identico. E questo avviene molto facilmente nello yogurt, o meglio ancora nel kefir, questo insieme di microrganismi lattogenici e altri microrganismi che vivono in simbiosi e in una matrice che può durare dei secoli, come la pasta madre del lievito anche. Tecnicamente, i morsetti sono delle paste madri che sono vecchie di decenni e non hanno di fatto un termine esistenziale, una pasta madre. È immortale con le nostre categorie di divisione. Quindi dipende da ogni tipo di organismo. Ogni tipo di organismo ha il suo tipo di vita, la durata è diversa e ha anche il suo tipo di morte. Perché poi bisognerebbe anche valutare qual è la coscienza della morte che hanno i singoli organismi viventi? E qui ritorniamo all'antica distinzione tra gli uomini e gli altri organismi viventi. L'uomo ha memoria della mancanza dei suoi cari e quindi ha memoria della morte. Sappiamo però che alcuni animali rimangono scossi dalla morte di un loro caro, come ad esempio una madre che perde il piccolo nel regno animale, e quindi la vediamo disperarsi, una scimmia se gli è morto il piccolino, un elefante se gli è morto l'elefantino, magari si vendica contro chi gliel'ha ucciso, quindi non è che non abbiano un'idea complessa della morte, del dolore, del male che c'è dietro la morte. Di fatto la morte è strettamente intrecciata alla vita, come scrive Leopardi nel canto notturno del pastore errante nell'Asia, l'uomo nasce a fatica e già la nascita dell'uomo è mescolata alla morte. Pensate che nei secoli scorsi la mortalità perinatale era qualcosa di estremamente frequente. Nei primi 7 giorni di vita morivano tantissimi bambini. Oggi la morte di un bambino nei primi 7 giorni finisce sul giornale e aprono subito un'inchiesta, perché è quasi inconcepibile un fatto del genere. Ma una volta era assolutamente comune. Alcuni personaggi della storia umana hanno tentato di sfuggire alla morte. Ci sono molte storie di presunte immortalità. Acquisire l'immortalità vuol dire sempre, come si può dire, pagare un prezzo abbastanza alto, no? Pensate a Dracula.
al vampiro che prezzo paga per poter essere immortale. Non è il massimo della vita, deve dormire tutto il giorno, si alza la notte per andare a divorare qualcuno, insomma, non è proprio un granché come vita, insomma. Per che cosa? Per vivere in eterno. E fare che cosa? Sempre le stesse cose, dormire e dissanguare qualcuno. È un prezzo abbastanza alto da pagare. Qualcuno però, a parte le leggende, ci ha provato sul serio. L'imperatore cinese Qin Shi Huang, che è il più famoso imperatore cinese perché ha unificato la Cina in una grande nazione nel III secolo avanti Cristo, ci ha provato sul serio. Allora, una volta che aveva raggiunto il potere su tutta la Cina, chiede ai saggi, ai più, gli uomini più intelligenti del suo regno, di trovargli un rimedio per raggiungere l'immortalità. Sicuramente non ci riescono, anzi, probabilmente lo avvelenano con il mercurio, perché il mercurio, per le sue caratteristiche fisiche, è stato considerato per dei secoli come un metallo particolarmente nobile, incomprimibile e indistruttibile. E quindi lui muore avvelenato alla fine, questo imperatore, ha soltanto 49 anni quando muore. Però si fa costruire una tomba enorme che non è mai stata completamente scoperta. Sappiamo che è sotto una collina in un angolo della Cina e da questa enorme tomba sono emersi 10.000 guerrieri di terracotta che vedete nell'illustrazione. E il suo esercito che lo accompagna nell'aldilà, che ha due caratteristiche. Intanto non sono soltanto uomini, ma ci sono anche gli animali, i cavalli, eccetera, eccetera. Ma ognuna delle singole facce di questi singoli guerrieri di terracotta è diversa dall'altra. Lui non si è accontentato di avere 10.000 simulacri. Ne ha voluti 10.000 simulacri diversi, come se si trattasse effettivamente di 10.000 persone che lo seguivano nell'aldilà. E infatti, se voi guardate bene i visi di questi guerrieri, vedrete che sono uno diverso dall'altro. Poi noi non sappiamo il resto della tomba dell'imperatore come sia fatto. Si favoleggia di una grande sala sotterranea, di un lago di Mercurio addirittura, al centro del quale ci sia un'isola artificiale in cui sono conservate le spoglie dell'imperatore. Però nessuno l'ha mai trovata. O perlomeno. Sapete come vanno le cose in certi paesi, non si sa se sia stata trovata o meno, o se ne sia valso la pena trovarla, insomma. Di fatto, il sistema sociale che sovrintende alla sepoltura è quello che caratterizza la diversa visione della morte da società a società e da civiltà a civiltà. Un popolo che ha fatto della sua visione del modo di affrontare la morte, la cifra di spiegazione della vita e la civiltà egizia. Vi confesso che io non amo particolarmente la civiltà egizia perché questa calibrazione di tutta la sua esistenza intorno alla morte mi ha sempre lasciato un po' perplesso. Però, insomma, nessuno come gli antichi egizi ha fatto in modo che tutta la vita fosse improntata al momento di affrontare la morte. Ovviamente questo riguardava per lo più le classi più agiate che potevano permettersi determinati riti, un'imbalsamazione particolarmente raffinata, eccetera, eccetera. Ma anche i poveri a loro modo avevano una via di scampo che era legata ed è legata al clima dell'Egitto, che è caldo secco e permette una facile conservazione dei corpi. Tanto è vero che ogni tanto nel deserto egiziano vengono fuori dei campi di mummie naturali, di poveretti sepolti sotto le sabbie che sono rimasti rinsecchiti, ma ben riconoscibili anche dopo molti secoli, proprio per questo clima particolarmente favorevole alla conservazione dei corpi. Il conservare il cadavere per gli antichi egizi era molto importante perché uno degli spiriti vitali del defunto, il famoso Ka, non abbandonava mai del tutto il corpo, ma stava sempre vicino al corpo. Quindi se il corpo veniva distrutto completamente, questo spirito guida non sapeva più dove andare. Nell'illustrazione vediamo il celeberrimo Zahir Hawash, il capo
degli scavi archeologici del Cairo con una mummia di un famoso faraone. E noi sappiamo come venivano approntate le mummie perché, come vi ho accennato, nel secondo libro delle storie di Erodoto c'è una lunga descrizione sul processo della mummificazione che Erodoto scrive dopo aver fatto questo viaggio in Egitto e aver studiato ed esaminato la loro civiltà. Lo trovate facilmente, vi consiglio di leggerlo perché è veramente affascinante, insomma, come descrizione. La mummificazione non era solo un fatto fisico, legava anche tutta una serie di riti e di attributi di tipo magico. C'è ad esempio questo estratto dall'antico rito funebre della rinascita in cui che cosa si invoca? Il fatto che il nome del defunto si manifesterà, quindi sarà un defunto particolarmente importante nel regno degli dei e la sua memoria non verrà mai annullata del tutto. Come ad esempio questo faraone che vedete nell'illustrazione, che è accompagnato nell'aldilà dal dio dei morti, cioè Anubis dalla testa di sciacallo, e dal falco Horus che lo sovraintende, insomma. Tra le bende della mummia venivano anche infilati amuleti e formule magiche, una specie di corazza magica esoterica per l'aldilà, per rendere il defunto in grado di affrontare il tribunale che lo attendeva. I più ricchi si facevano addirittura seppellire con il libro dei morti, che a Torino, ad esempio, al Museo Egizio c'è un libro dei morti stupendo sotto vetro, che erano oggetti che costavano una fortuna, che soltanto i più ricchi si potevano permettere. E questa è come affrontava la morte la civiltà egizia, ma c'è un'altra civiltà antica, contemporanea, che è particolarmente interessante e allo stesso tempo particolarmente inquietante. Perché tutto sommato la civiltà egizia si occupava del morto come soggetto, nel bene o nel male, nel singolo povero, nel singolo ricco, era un singolo morto che era importante. La società invece sumera, che ha studiato molto il grande archeologo inglese che è Charles Woolley, il quale ha scavato la città di Ur in Caldea, sapete che le città della civiltà sumera erano delle città-stato, non erano dei grandi regni, e ogni città aveva il suo territorio su cui aveva la propria potestà. Woolley ha studiato negli anni 20 queste tombe reali, le ha scavate e ha fatto delle scoperte estremamente interessanti che ci riguardano per quanto riguarda la morte. Ora, in Caldea, in quella che oggi è il sud dell'Iraq, non c'era pietra, per cui le costruzioni venivano fatte con mattoni e paglia seccati al sole. Gli scavi di Woolley sono stati straordinari perché è andato tra i 15 e i 20 metri sotto il livello stradale del terreno. Insomma, qui vedete in questa foto quanto sia profondo lo scavo che ha dovuto fare per arrivare al livello delle tombe reali di Ur. E cosa ha trovato le tombe reali di Ur? Una cosa veramente impressionante. Ha trovato questi gioielli meravigliosi che sono andati molto per buona parte persi durante la guerra del 2003, quando hanno saccheggiato il Museo Nazionale di Baghdad, una delle sciagure archeologiche di cui non si parla mai, ma tra le più gravi mai che si siano mai verificate. Mi sembra che il famoso stendardo di Ur, che è riprodotto qui, che ha qualcosa come del 2600 avanti Cristo, quindi equivale alla quarta dinastia egiziana, quella della pseudo costruzione della piramide di Cheope, insomma sono 5.000 anni fa, quello stendardo di Ur è sparito, non si sa dove sia andato a finire. Anche molti gioielli che Woolley aveva trovato all'interno delle tombe. All'interno della tomba della regina Puabi, di cui vedete il busto qui che era al museo di Baghdad, prima è un busto immaginario, i gioielli sono veri ma il busto è immaginario. All'interno della tomba della regina, Woolley trova questa scena terrificante.
ci sono cristallizzati al momento della loro morte-suicidio. Vuol dire che hanno accompagnato il loro signore nell'ultimo viaggio e dopo che la porta della tomba è stata chiusa, hanno bevuto il veleno e si sono lasciati morire senza alcuna protesta, per volontaria ammissione di condividere il destino del defunto. Anche il cavallo con tutto il carro è morto, cioè il carro col cavallo che è entrato nella tomba, anche il cavallo è stato ucciso e ha seguito in modo rituale la morte. E gli scheletri sono stati trovati da Woolley in questa posizione. Lui ha fatto il disegno del. Quindi vuol dire che proprio si sono accomodati per terra, hanno preso il veleno e sono morti senza alcuna protesta. È impressionante, eh? Nessuna protesta. Vuol dire due cose. La prima, che vuoi sicuramente bene a chi stai seguendo, e la seconda, che credi fermamente che ci sia un al di là della tua fine terrena. E infatti, il primo poeta e poema epico dell'umanità è l'epopea di Gilgamesh, epopea sumera dell'eroe Gilgamesh, che è il re della città di Erech o Uruk, il quale parte alla ricerca dell'immortalità, perché è stato ucciso il suo più caro amico, e lui cerca attraverso questo viaggio di entrare in possesso di qualche cosa che gli permetta di essere immortale, perché nonostante sia il re più potente di tutta la terra di Ur, vuole l'immortalità, non gli basta il potere in terra. Infatti nel bassorilievo che trovate al Louvre, che è quello che vi ho messo qua, vedete che Gilgamesh è un omone fortissimo, così forte che tiene tra le braccia un leone come se si trattasse di un gatto. Allora Gilgamesh parte per il suo lungo viaggio e arriva in un territorio che gli archeologi identificano oggi col Bahrain, per una certa caratteristica di sorgenti particolarmente pure. Lì incontra l'eroe biblico che corrisponde a Noè, un eroe sumero che si chiama Utnapishtim, che sarebbe Noè, il quale gli dice che lui e sua moglie sono immortali perché gli dèi li hanno confinati in questo posto e hanno legato la loro immortalità al fatto che possano rimanere sempre lì senza allontanarsi. Però, vedendolo addolorato, vedendo l'eroe Gilgamesh addolorato, gli donano la pianta dell'immortalità. Lui parte tutto contento, ma nel viaggio di ritorno verso il suo paese si addormenta vicino a un lago, un laghetto, e da questo laghetto esce fuori un serpente che si mangia la pianta dell'immortalità e muta subito la pelle e diventa il solito serpente. Vi ricordate quando vi parlavo di Ippocrate? Il simbolo del serpente, perché il serpente è in grado di cambiare la pelle, quindi sembra che possa rinnovare la sua forza vitale in continuazione. Vedete i miti come sono antichi? Qui siamo proprio a 5.000 anni fa, siamo qua 23, 25 secoli avanti Cristo. Ecco, anche l'epopea di Gilgamesh è un consiglio di lettura, la trovate ben tradotta, se ricordo, io dovrei avere un'edizione nella Delphi, comunque è molto interessante da leggere con questa prospettiva. Poi quando andate al Louvre vi trovate davanti Gilgamesh, è vero, vero e proprio. E come è strutturata l'ideologia funeraria? Ha una sua struttura che più o meno non cambia in tutte le civiltà e quindi fondamentalmente si basa sul rituale funerario che ha poi come sbocco finale l'inumazione o l'incenerimento del defunto e qualcosa che ricordi il defunto a coloro che rimangono. Quindi si può dire che in un certo senso la morte esista non tanto come fenomeno biologico, ma come fenomeno antropologico. Esiste la morte in quanto i sopravvissuti creano tutta una serie di stilemi culturali che riguardano la morte stessa. Ma la morte in sé non produce lapidi funerarie, cimiteri o monumenti funebri. La morte stessa è un fatto biologico. Siamo noi sopravvissuti che creiamo una cultura del ricordo e della morte.
E questa possiamo studiare, non possiamo studiare la morte in quanto tale. Ci sono momenti particolarmente fortunati, chiamiamoli così, in cui sembra di poter afferrare l'istante stesso della morte. C'è questa fotografia famosissima che è la morte del miliziano, del fotografo Robert Capa, il quale poi rivelò alcuni anni dopo che era un falso, perché non aveva avuto proprio il momento preciso in cui aveva afferrato la morte del miliziano, era probabilmente un falso. Di fatto ci sono due caratteristiche che riguardano il momento della morte. Il primo è che la morte sia irrappresentabile, perché ognuno di noi non può immaginare come morirà. E il secondo è che non sia prevedibile, anche perché a nessuno viene voglia di mettersi a prevedere quando morirà. E questo è un qualche cosa che spinge la rappresentazione della morte in un campo di ideazione e di immaginazione di tipo artistico. Ora, nell'innumerevole sequenza delle rappresentazioni artistiche della morte, c'è probabilmente il capolavoro assoluto che è il Trionfo della morte di Peter Bruegel il Vecchio, che Bruegel dipinge in tarda età, insomma alla fine un po' della sua carriera di grande pittore, che è un quadro che io trovo di un'angoscia assolutamente devastante, rappresenta l'umanità durante un'epidemia di peste che viene spinta a forza dai demoni dell'oltretomba all'interno di un buco nero che è l'inferno. C'è invece il particolare in cui si vede che il re è condannato a morte, gli amanti sono condannati a morte, il giocatore che ha appena vinto una grossa somma al gioco è condannato a morte. Il destino comune dell'umanità è la morte. E a questa non è possibile sfuggire. Come anche d'altronde nel quadro di Klimt, Morte e Vita, che vi ho fatto vedere altre volte, da una parte ci sono i viventi e dall'altra c'è la morte che aspetta. Come dice anche la morte quando gioca a scacchi col cavaliere, io so aspettare e prima o poi tu farai un errore e io ne approfitterò. Perché è il destino dei mortali questo qua. Ora, come è nata questa idea del culto e della rappresentazione simbolica della morte? Ci sono due studiosi anglosassoni, che sono Barnett Taylor e James Frazer, che hanno identificato nel culto che le civiltà primitive fanno dei defunti la nascita, in un certo senso, sia della società e della civiltà umana, che del concetto stesso di anima e quindi di religione, perché la religione ha un senso se riesce a instillare una speranza in una vita ultraterrena attraverso la salvezza dell'anima. Ora, che cosa sia l'anima non lo sa nessuno, dove sia l'anima non lo sa nessuno, se esista l'anima non lo sa nessuno, però l'unica speranza che abbiamo di sopravvivere, diciamo così, nome come c'è scritto in molte lapidi ed epigrafi, non omnis moriar, non tutto morirò, no? È l'anima. Ma l'anima cos'è? Sono i 20, quei pochi grammi che si pensa pesi, no? Io questo tentativo sempre di cercare razionalmente una spiegazione all'inconoscibile. Ecco, secondo questi due studiosi, è un qualche cosa che accompagna gli esseri umani fin da quando hanno una coscienza del sé, cominciano a vivere socialmente e creano una loro gerarchia sociale, una loro finalità di tipo sociale. Però si devono confrontare con la morte e vengono fuori con una serie di schemi che permettono di accettare la morte stessa. Un'altra interpretazione molto conosciuta è quella che ne dà Emil Durkheim, che è il fondatore della moderna sociologia, che mette la morte al centro di una serie di rapporti e di credenze tra individuo, gruppo, credenze individuali e credenze collettive. La valvola di sfogo, il trait d'union, la giustificazione di tutto questo corredo è il rito funebre. Il rito funebre è indispensabile.
Si può andare via da questo mondo in molti modi, ma tutti hanno diritto a un rito funebre. Se sono credenti, viene celebrato da un ministro di culto, se non sono credenti, viene celebrato in modo laico, ma viene celebrato di fatto. Di modo che rimanga un segno, un ricordo, una testimonianza di ciò che si è stati, che ci permette appunto di essere considerati umani. E questo non ha niente a che fare con la morte del singolo, è una costruzione sociale indispensabile, quasi sempre, a cui dovrebbero avere diritto tutti. Un grande studioso di questa ritualità sociale è un antropologo francese che si chiama Robert Herz, che in Italia è praticamente sconosciuto perché il suo saggio sulla rappresentazione collettiva della morte del 1907 non è mai stato tradotto in italiano che io sappia. Io qui ve ne riporto una piccola parte. Herz ha studiato soprattutto il fenomeno della doppia sepoltura. In molte società, sia primitive che più evolute, esiste la cosiddetta doppia sepoltura, cioè la doppia celebrazione della morte del defunto, che è un meccanismo rituale molto interessante per circoscrivere e ridurre l'angoscia della dipartita all'interno di quella dinamica del lutto che abbiamo visto. Lui in particolare, che morì molto giovane durante la Prima Guerra Mondiale, in cui si arruolò come volontario e morì durante la guerra con la Germania. Tra l'altro il suo maestro, Marcel Mauss, gli dice: ma cosa ti vai ad arruolare che non sai nemmeno, hai persino paura di andare a caccia a sparare i conigli. Però insomma si vede che il patriottismo era più forte anche di qualsiasi paura della morte. Herz è morto relativamente giovane in guerra. Lo studio della doppia sepoltura che fa Herz viene condotto sulla tribù dei Dayak del Borneo, i tagliatori di teste, i quali sviluppavano il rito funebre in due passaggi. C'era una prima sepoltura, si attendeva la scarnificazione, la scheletrizzazione del defunto, poi lo si riportava alla luce e si celebrava il funerale definitivo. E questo contribuiva a rendere più lento il processo del distacco, quello che abbiamo visto nella teoria del lutto. Dava in un certo senso una seconda occasione ai parenti di manifestare il proprio dolore. Solo che questa cosa non la facevano soltanto i Dayak del Borneo, ma la fanno, l'hanno fatta molte anche popolazioni occidentali di cui adesso parliamo. Ecco, qui vedete lo schema della teoria della doppia sepoltura. Muore la persona, prima sepoltura, un periodo intermedio, una seconda sepoltura che permette di placare l'anima del defunto che si allontana verso il destino che l'attende. Guardate che questa ritualità è estremamente presente anche nella vita di tutti i giorni. Quando andate a un funerale, io vi auguro il più tardi possibile, però quando andrete al prossimo funerale a cui assisterete, fate caso di quello che fa il prete in chiesa intorno alla bara del defunto. Lui fa un cerchio intorno alla bara col turibolo dell'incenso. Questa ritualità serve a tagliare i ponti tra l'anima del defunto e la sua contemporaneità e a dare il via al viaggio verso l'aldilà, verso un altro mondo. È una specie di doppia sepoltura accelerata. I Dayak la facevano più elaborata, ma non erano gli unici, eh? Non erano gli unici, adesso lo vedremo. Leggiamo questo passo di Herz che è molto significativo. Io l'ho trovato dal francese perché in italiano non c'è un'edizione italiana. Ognuno di noi crede di sapere in modo sufficiente che cosa sia la morte, perché si tratta di un avvenimento che ci appare come familiare perché fa nascere dentro di noi delle intense emozioni. Può sembrarci a volte superfluo e quasi sacrilego mettere in dubbio la qualità di questa conoscenza intima e diretta del fenomeno morte e il volere utilizzare la ragione in una materia in cui solo il cuore appare essere competente, grande verità. Per
Per questi motivi si pongono in essere davanti alla morte alcuni interrogativi che il sentimento non è in grado da solo di risolvere e preferisce ignorare. E qui nasce il suo studio razionale che si è accentrato sulla doppia sepoltura. Il saggio, se lo volete leggere, lo trovate, ed è Contribuzione a un'étude sulla rappresentazione collettiva della morte, contributo a uno studio sulla rappresentazione collettiva della morte, anno 1907. In Italia nessuno ha sentito il bisogno di tradurre una cosa così importante, interessante. Ecco, vi dicevo che mica solo i Dayak facevano la doppia sepoltura. Gli spagnoli, nel loro secolo dell'oro, avevano nella Regia dell'Escurial una cappella, che una stanza apposta, che era chiamata El Putridero. Quando un reale o un appartenente alla famiglia reale moriva, veniva lasciato lì alcune decine di giorni a entrare in decomposizione, di modo che perdesse buona parte dei suoi liquidi cadaverici, e poi veniva messo nella bara e celebrato il funerale. Nella cappella funeraria dell'Escorial, di cui vi faccio vedere il Palazzo Reale vicino a Madrid, c'era tutta questa stratificazione delle sepolture reali in ordine di importanza, per cui le bare non sono messe a caso, ma seguendo una gerarchia nobiliare anche per quanto riguarda l'aldilà. Guardate che anche nel sud Italia questa tecnica della parziale decomposizione e poi celebrazione funerale è stata praticata moltissimo. A Napoli e in molte chiese del sud ci sono ancora gli scolatoi, cioè dei locali in cui il cadavere veniva adagiato, a volte seduto su uno scranno, fin quando non si asciugasse, non perdesse buona parte dei suoi liquidi e si potesse poi fare il funerale. E lo so che è un po' macabro, però è così. Dov'era la spiegazione logica a questa cosa? Nella doppia sepoltura, perché in questo modo si facevano due volte i funerali e si ritardava il processo del distacco, no? Come la cripta dei Cappuccini a Palermo, quella famosissima che c'è in tanti film. Il razionale di quella roba è che poi uno poteva andare a rivedere il proprio caro estinto, a pregare per lui, a vederselo davanti. Certo, è uno scheletro, una mummia, però c'era ancora. Anche perché per gli uomini ciò che rimane devastante nella morte è la perdita della fisicità del proprio caro, che non c'è più. C'è un quadro sempre del secolo d'oro spagnolo, che è tutto centrato sulla morte, che è un capolavoro enorme e porta il nome dell'elentiero del Conte d'Orgaz, cioè la sepoltura del Conte di Orgaz, che è un'enorme tela di El Greco. Il quadro è largo 3,60 m, quindi faccio immaginare quanto è grande, e sta in una chiesa a Toledo. Il conte d'Orgaz era il conte di un piccolo paese della Meseta spagnola. I suoi concittadini si tassano per poter pagare al greco questo dipinto meraviglioso. Ci sono 200 figure, così non vi mettete a contarle, all'interno di questo quadro, che rappresenta il conte con la sua armatura, probabilmente un'armatura milanese di altissima qualità, che è morto. Infatti il colorito del conte, che è tra le braccia del vescovo, come vedete, è un colorito cadaverico, ma dal conte si stacca la sua anima, che vedete tra le braccia dell'angelo, che va verso la figura del Cristo, va verso l'alto. Intorno ci sono tutte queste figure che guardano in alto, i beati guardano il Cristo. Coloro che sono vivi sono invece quasi tutti concentrati sulla visione del Conte. E la rappresentazione anche estremamente realistica della morte del Conte è affascinante, perché, come vedete, i visi di ognuno dei partecipanti sono estremamente caratterizzati come fotografie.
ci sono solo due persone che non guardano il conte. Uno è un ragazzino in basso a sinistra, che è il figlio di El Greco, e l'altro è El Greco stesso, che è confuso tra le persone che sono vicino al conte. Se fate un po' di attenzione lo vedete. C'è il greco, che è il pittore che si è autoritratto davanti al cadavere, e nell'angolo di sinistra, anche il greco è a sinistra, c'è il figlio di El Greco. In questo modo è stato reso immortale dall'arte meravigliosa del padre. Ecco, questa è una rappresentazione tematica e ideologica della morte nell'epoca spagnola del XVI e XVII secolo. Quando il retroterra culturale era tutto quello che ho fatto vedere, i gentiluomini vestivano tutti di nero, è il pieno periodo barocco. Perché quadri del genere nascono nel periodo barocco? Perché il periodo barocco, pur essendo legato alla grande potenza spagnola che domina il mondo, è anche quel periodo storico che articola la cosiddetta filosofia del desengaño, del disinganno. L'intellettuale barocco, come i grandi intellettuali, come Miguel de Cervantes, i grandi scrittori, Gongora, eccetera, eccetera, sono consapevoli che la vita dell'uomo è precaria, effimera, che tutto passa, tutto va, e che da un momento all'altro arriverà la morte e prenderà, tutto. E questo è un quadro esemplare dell'ideologia del disinganno barocco. Il disinganno. Per cui il barocco non è quell'architettura un po' ridondante che magari viene trattata oggi da noi moderni con un po' di scherno. Il barocco ha dietro una filosofia esistenziale complessa e anche estremamente angosciante, quasi esistenzialista, io direi, da un certo punto di vista, che secondo me la fa estremamente moderna, estremamente attuale. Mentre la Spagna domina il mondo, in uno degli angoli della pagina la morte comincia a rosicchiare il foglio. Questo è fondamentalmente il messaggio che ci trasmette il greco. Ecco, nella diapositiva successiva c'è la schematizzazione. Ho indicato con le frecce verdi il greco e suo figlio, e nel cerchio, nell'ovale, vedete l'anima del conte che si invola verso il Cristo immortale tra le nuvole. Tutti gli altri guardano, i beati che sono già morti guardano il Cristo, i viventi guardano il morto. C'è una certa separazione a doppio registro tra i vivi e i morti, no? Che è anche la separazione del mistero. Il quadro di Greco è veramente straordinario. Un famoso antropologo belga, Arnold van Gennep, che vi ho già citato, ha messo nella sua interpretazione della morte il concetto che ha elaborato la teoria del passaggio. Ricordate che la teoria del passaggio era stata legata al matrimonio, ma oltre al matrimonio esiste anche la morte. Per cui abbiamo dei riti prematrimoniali in attesa del matrimonio, che oggi sono volgarizzati in quella roba ridicola che è l'addio al celibato, al nubilato. Ma la morte si presenta allo stesso modo, no? Per cui anche la morte richiede una preparazione e poi una celebrazione post mortem, che in alcune civiltà anglosassoni prende poi l'aspetto del ricevimento post mortem, cioè dopo il funerale ci si trova per una specie di banchetto funebre. Noi latini siamo meno portati a qualche cosa del genere, però se vogliamo potrebbe aiutare molto ad allontanare l'angoscia. È lo schema del rito di passaggio. Adesso che vi ho accennato la teoria del lutto, vi rendete conto come queste ritualità servono fondamentalmente a ridurre, a disinnescare il più possibile la tristezza, il terrore, il timore della morte, la malinconia legata alla perdita della persona cara, insomma. Ecco, questo è lo schema della teoria del passaggio secondo van Gennep. La condizione normale del vivente, il periodo limite
attraverso cui ci si prepara alla morte, il rito di aggregazione post morte. E sono rituali antichissimi che nella civiltà moderna hanno determinate forme, ma vengono da estremamente lontano e hanno come scopo proprio quello di renderci capaci di accettare e di superare meglio l'idea della morte. C'è un grande storico occidentale che ha studiato la morte da un punto di vista storico e sociale, e questo storico io non posso che consigliare di leggerlo perché io posso solo accennarlo. Allora, in edizione economica trovate facilmente questo libro che è Storia della morte in Occidente, dal Medioevo ai nostri giorni. L'ha scritto questo storico francese che si chiama Philippe Ariès, che tra l'altro è stato uno dei maestri di Michel Foucault, e Philippe Ariès è considerato dal punto di vista storico il più grande studioso della morte. Ariès ha valutato nel corso dei secoli come cambia sia il funerale sia l'idea della morte nella società occidentale e ne ha tratto alcune conclusioni. Le conclusioni sono queste. La conclusione fondamentale è legata al fatto che nel Medioevo, soprattutto nell'Alto Medioevo, la morte fosse un fatto angosciante e terrificante, però la solidarietà umana da una parte e la credenza fideistica in un al di là di salvezza, il Dies Natalis, ve lo ricordate, facesse sì che chi moriva era pervaso da una minore angoscia. Sono idee che Ariès condivise con l'altro grande storico francese contemporaneo, anche questo invito sempre a leggerlo, che è Georges Duby, grande storico medievalista. No? Storici straordinari, intellettuali meravigliosi, di cui quando trovate un libro andate a leggerlo perché andate sul sicuro. Ecco, insomma. Ariès parla, per quanto riguarda soprattutto l'Alto Medioevo, di una cosiddetta morte addomesticata. Allora lui descrive ad esempio il morente nella casupola del villaggio. Si sa che sta morendo, tutti vengono a salutarlo come se fosse in partenza per un viaggio, pregano per lui sulla soglia di casa. Insomma, lui si sente il morente, a parte che il più delle volte non ha più di 35-40 anni, perché questa era la vita media che competeva a queste persone, ma si sente comunque assolutamente circondato dall'affetto, dalla considerazione del suo villaggio. E quindi l'angoscia della morte tende a diminuire perché sa che poi morendo affronterà una vita migliore della vita di stenti e di sacrifici che lo attende quotidianamente nel Medioevo. Una volta che si è morti, si viene seppelliti senza indicazioni funebri, perché le lapidi funerarie sono qualcosa di assolutamente moderno. Si viene seppelliti intorno alla chiesa matrice, la chiesa principale del borgo. Le personalità più importanti, oppure quelle che si sono comportate sicuramente bene, vengono sepolte all'interno della chiesa. Si chiama sepoltura ad sanctos, cioè vicino alla reliquia del santo che è conservato all'interno della chiesa. Poi, anche qui in ordine gerarchico, le persone normali vengono sepolte lateralmente alla chiesa o addirittura fuori dalla chiesa. C'è questo scavo che è stato condotto a Lucca, in una chiesa a Provincia di Lucca, che ve lo fa vedere perfettamente. Guardate tutte le tombe messe in fila. Probabilmente quelli vicini al muro sono i più bravi, poi ci si allontana in base alla considerazione della popolazione. La lapide non è prevista perché una volta che si muove si è tutti uguali davanti a Dio, e a parte che le persone sono per il 95% analfabete. Quindi anche se scrivevano il nome e cognome, comunque il nome di qualcuno sulla lapide, non c'era nessuno che fosse in grado di leggerlo. Ma tanto vanno in un al di là dove siamo tutti uguali, dove non esistono i ricchi e i poveri, i nobili e i poveretti, no? E quindi non c'è nessun senso di mettere la lapide. Le lapidi, il ricordo istituzionalizzato del defunto,
nasce più avanti, nasce col basso medioevo, nasce con le grandi epidemie di peste, nasce con il miglioramento delle condizioni di vita dell'umanità. A questo punto si sente necessario, si interpreta come necessario il fatto che quando una persona muoia ci sia un ricordo, un'attestazione, e ovviamente iniziano a fare questo i ricchi, che cominciano a farsi costruire dei monumenti funebri. Patrimonio monico interessantissimo è il monumento funebre del duca di Berry, che è il finanziatore del Libro delle Ore, che muore di peste nel 1416, come vi ricordate. E qui torniamo al problema della morte selvaggia. La peste provoca una distruzione colossale, un aumento esponenziale del numero dei morti, e si tenta in un certo modo di reagire all'angoscia che dà questa morte senza spiegazione. Perché quando sparisce nel giro di pochi mesi il 30% della popolazione di tutta Europa, cosa devono fare persone che non conoscono i microbi, non conoscono la scienza, non c'è la medicina moderna, non ci sono strutture assistenziali? Possono solo sedersi o sdraiarsi e aspettare di morire. E questo genera un'angoscia terribile, che è quella che riguarda il cavaliere e la sua partita a scacchi con la morte. La morte attraversa una dimensione, concreta, e diventa un qualche cosa di simbolico che ispira l'angoscia. E l'angoscia è uno dei sentimenti meno sopportabili dall'animo umano, c'è meno resilienza possibile per l'angoscia. Nelle cere di Gaetano Zumbo, che è un ceroplasta, cioè uno scultore della cera del XV-XVI secolo, sì, XVI secolo, troviamo delle rappresentazioni terribili delle epidemie. Questa è una cera che riguarda una pestilenza che trovate al Museo della Specola a Firenze. Gaetano Zumbo aveva questa abilità straordinaria. Guardate, è meglio di un film questa rappresentazione, questo plastico dei morti. Impressionante, vi lascia immaginare su larga scala cos'erano le epidemie di peste. Vi dicevo che questa morte ingiustificata spinge i ricchi e i potenti a cominciare a crearsi dei monumenti funebri. I monumenti funebri sono legati più che altro, per quanto riguarda le persone di alto lignaggio, a una rappresentazione dei defunti come dormienti in attesa della resurrezione. Ci sono tantissimi esempi, no? Qui, se andate alla Certosa di Pavia, trovate questa rappresentazione del Solari di Ludovico il Moro e di sua moglie Beatrice d'Este, che riguardano i milanesi che dormono attendendo la resurrezione. Ma quello che a me ha colpito di più è stato un altro monumento funebre che adesso vi faccio vedere. Guardate ad esempio quest'altro, che è nel Duomo di Firenze, del grande scultore medievale Chetino da Camaino, che rappresenta il vescovo Orso che dorme aspettando la risurrezione, e l'ha rappresentato seduto. È molto particolare questa rappresentazione, perché non è sdraiato, è seduto, che ti dà ancora più immediatezza, no? Tino da Camaio ha questo scultore medievale, ha questa vivacità, questa concretezza tipicamente toscana, che è veramente molto affascinante. Nel Duomo di Firenze pochi turisti si osservano perché è molto in alto, non è ad altezza di sguardo, insomma. Ecco, questo è forse il monumento funebre che mi ha colpito di più, ed è a Bruges, nella cattedrale di Bruges in Belgio. Rappresenta il monumento funebre di Carlo il Temerario, che viene ucciso dagli svizzeri in battaglia nel 1477. E accanto c'è la figlia Maria di Borgogna, morta giovanissima, la moglie di Massimiliano d'Asburgo, non so se avete visto qualche film che la racconta, morta a soli 20 anni cadendo da cavallo, che viene seppellita insieme al padre. Allora voi entrate in questa cappellina dietro l'altare e vedete queste due bellissime sculture dorate che dormono con le mani giunte e gli occhi aperti. E gli occhi aperti guardano il soffitto, e il soffitto non c'è qui, ma ve lo descrivo io perché l'ho visto, è un cielo stellato. È veramente molto bella, molto particolare come cappella funeraria, ecco. Direi che è proprio l'archetipo
classico della sepoltura nobile del XV secolo. Poi lungo il monumento funebre del Carlo di Carlo il Temerario ci sono tutti i suoi titoli nobiliari, eccetera, eccetera, eccetera. Veramente affascinante. Sapete che la Borgogna di Carlo il Temerario era uno stato importante perché Carlo il Temerario sognava di avere un grande stato che ricostruisse l'antica Lotaringia, l'antico territorio che Ludovico il Pio aveva lasciato al figlio Lotario, che andava dai Paesi Bassi fino alla pianura padana. E in mezzo c'è la Borgogna, di cui Carlo il Temerario era il signore. Per ricostruire questo regno perduto, Carlo il Temerario fa la guerra tutta la vita. Infatti, Charles Temeraire si chiama proprio così perché era sempre sul campo di battaglia. Alla fine incontra le truppe svizzere che lo fanno fuori perché, insomma, viene sconfitto in battaglia. Viene sconfitto in battaglia dai popolani svizzeri armati di lunghe picche e lui li affronta con grande sufficienza perché li considera dei poveracci. E invece sarà il momento della sua dipartita, e comunque tutta la sua avventura terrena, estremamente appunto bellicosa, avventurosa, termina in questa cappella funebre che ha a Bruges. La cattedrale di Bruges va vista assolutamente da un turista che capiti da quelle parti, perché all'ingresso della cattedrale c'è una Madonna col bambino di Michelangelo. Pochissimi lo sanno, ma è l'unica scultura di Michelangelo che sia fuori dall'Italia, che fu comprata a peso d'oro dai mercanti di Bruges. Quindi è una chiesa che vale la pena di andare a vedere. Insomma, un viaggio assoluto. Poi Bruges è molto bella come città. Con l'età moderna, lentamente la morte diventa un fatto privatistico. Diventa un qualche cosa che viene sbrigato all'interno del nucleo o comunque dell'ambiente sociale familiare. Ciò nonostante ci sono dei passaggi di tipo religioso generale, come la costruzione delle chiese espiatorie, come la chiesa famosa del Redentore che trovate sul Canal Grande a Venezia, che è stata costruita per la fine di un'epidemia di peste. Ma tutta la dimensione culturale della morte subisce un completo cambiamento con Napoleone. Allora, Napoleone, col codice napoleonico, vara nelle nazioni che lui controlla un rinnovamento e una razionalizzazione del vivere civile. All'interno del codice napoleonico troviamo il famosissimo Editto di Saint-Cloud del 1804, che è quello che pare abbia ispirato a Ugo Foscolo i sepolcri. Nell'editto di Saint-Cloud c'è scritto che il seppellimento dei morti all'interno della cinta urbana e nelle chiese, per motivi igienici, viene proibito. Quindi bisogna costituire cimiteri fuori dalla cerchia urbana in cui seppellire i corpi dei defunti, che oggi ci sembra una normalità. Ma è nato tutto con l'editto di Saint-Cloud. Ora, in certe città, come appunto a Parigi, la situazione era diventata veramente drammatica. Scrive Philippe Ariès, letteralmente, lo storico della morte, che non c'era spazio, le chiese di Parigi erano piene di morti, sepolti dove capitava, anche sotto i pavimenti, sotto il giardino della chiesa, insomma, non si sapeva più dove mettere tutti questi morti qua. E il problema igienico era veramente importante. Sapete che sotto Parigi ci sono milioni di scheletri di antichi abitanti di Parigi stessa, prima dell'editto di Saint-Cloud. Se poi andate a Parigi vedrete che i due cimiteri più famosi, quello di Montparnasse e quello di Père Lachaise, sono in mezzo alla città. Ci sono palazzi e condomini di 8 piani che ti affacci al balcone e vedi il Père Lachaise con tutte le lapidi, la stessa cosa a Montparnasse. Anzi, sono quartieri molto ricercati, dove morte e vita sono strettamente intrecciate. E poi li vai a visitare, perché in questi due cimiteri qua sono sepolte personalità della cultura e della storia affascinanti, che non puoi non andare a fare una visita in questi posti. Io me li sono visti tutti e due, e insomma, sono qualche cosa che veramente
ti lascia il segno. Mi ricorderò sempre la tomba di Sartre a Montparnasse, in cui un signore aveva lasciato una busta di plastica con dentro un libro di Sartre e un foglietto con su scritto che lo ringraziava per gli insegnamenti dei suoi libri e per quanto l'avevano aiutato nella vita. Ecco, vedete la presenza fisica del morto che cos'è capace di fare. Sappiamo benissimo che Sartre, dubito che abbia apprezzato personalmente il biglietto del signore, però c'è. E poi ci sono cose che culturalmente, sempre a Montparnasse, mi ricordo la tomba, la cappella funebre della famiglia di Baudelaire, che Baudelaire odiava, detestava il suo patrigno. Quando è giovane lascia Parigi per andare a fare un viaggio in India. E alla fine finisce dopo morto nella stessa cappella familiare con la madre e il patrigno che detestava, insomma, il cerchi, no, dell'esistenza. Nei cimiteri parigini si vede questo, è molto commistione di vita e di morte, insomma. Vedete che la morte in un certo senso ci insegna qualcosa perché è legata alla vita. La morte in sé effettivamente non esiste, come, se non come transitorio fenomeno biologico. Ma noi umani abbiamo costruito una grande cultura intorno alla morte, sia da un punto di vista artistico che sociale e antropologico. Nel XIX secolo, cioè nel 1800, c'è una scotomizzazione dell'angoscia della morte che è basata sulla letteratura romantica. Un grande intellettuale italiano, un grande anglista che era Mario Praz, ha scritto questo saggio famosissimo che è La carne, la morte e il diavolo nella letteratura romantica, in cui interpreta ed esamina i grandi stilemi legati alla morte romantica. Vi ricordate i dolori del giovane Werther, le morti romantiche, quasi sempre sono malati di tubercolosi questi qui che muoiono, perché il mal sottile è un qualche cosa che ti porta a morte lentamente, quindi ti dà il tempo di pensare, no? Le eroine della lirica, come appunto la Bohème, eccetera, eccetera, sono tutti temi che servono ad allontanare l'angoscia della morte, no? Che viene coccolata, quasi raffigurata come non solo un destino inevitabile, ma anche un destino tutto sommato, se avviene all'interno di una certa strategia affettiva, addirittura auspicabile. È un misconoscimento, è un'edulcorazione della morte. Ecco, e questa è un'immagine del Père Lachaise, che penso molti di voi avranno visto. Non è facilissimo trovare le tombe di queste persone. Quello che mi ha colpito di più del Père Lachaise è il fatto che le tombe siano sepolture perpetue. Siano sepolture perpetue, cioè una volta che tu ti compri una tomba è tua per sempre. Per cui sono passato davanti alcune tombe del Père Lachaise che erano dell'Ottocento, che erano fatte di ghisa come le cabine del telefono inglesi, però dipinte di nero. E dentro c'erano dei piccoli inginocchiatoi di velluto e di legno che marcivano da decenni. Erano tombe chiaramente abbandonate, dove nessuno andava più a portare niente da anni e anni e anni e anni, però erano lì. In Italia questo è meno permesso. A Milano, ad esempio, se ti vuoi far costruire una cappella funeraria, te la vendono, ma per un secolo, per 99 anni. Dopodiché ci vuole qualcuno che rinnovi la concessione, perché anche la città poi mangia i suoi morti, no? Se il cadavere non viene reclamato, finisce in una fossa comune. E quindi c'è in un certo senso una perdita della possibilità di rinvenire il proprio caro, non so, come Mozart che è finito in una fossa comune durante un'epidemia. Detto questo, nel Père Lachaise trovate persone famose, appunto Modigliani, Oscar Wilde, Proust e compagnia bella, per cui è una visita classica quando si va a Parigi. La società moderna, a stretto giro di posta, ha proibito in un certo senso eccessivo richiamo all'esistenza della morte per un motivo molto semplice: perché la morte inceppa il meccanismo del consumo. Il morto impedisce che coloro che gravitano intorno al morto si occupino più di tanto di consumare, di lavorare, di produrre. Il morto è un inceppamento. Per cui prima si finisce con celebrazione
morto, meglio è. Infatti a Milano, ad esempio, faccio l'esempio di Milano perché è assolutamente noto, sapete che i cortei funebri sono stati proibiti da moltissimo tempo. Si fa tutto in chiesa, tutto al chiuso, il più delle volte si fa nei pomeriggi dei giorni lavorativi o in tarda mattinata quando c'è il minor traffico possibile, dopodiché il defunto viene caricato in macchina, portato al cimitero. E la cosa finisce lì in 4 e 4-8, insomma, ahimè, ahimè. E quindi, tranne ovviamente per le persone importanti, perché questo serve a ridurre l'impatto sulla struttura sociale, sul consumo, sul lavoro, eccetera, eccetera. Philippe Ariès, nella sua opera, parla, a proposito della morte contemporanea, di morte proibita. È proibito far vedere la morte, è proibito parlarne più di tanto, è necessario mantenere un contegno estremamente controllato, quindi evitiamo pianti, evitiamo lamentazioni, stiamo tutti attenti, anche il lutto, una volta sapete la gente portava il lutto per dei mesi, adesso non si porta praticamente più, insomma, altro che fascia nera al braccio. E chi la porta più la fascia nera al braccio, insomma? Eh? Il bottone sul risvolto della giacca. È un qualcosa che è stato abbandonato, ma perché ha tutto un meccanismo di scotomizzazione, di allontanamento il più possibile dell'angoscia della morte. Ecco, in questa diapositiva di cui sono molto orgoglioso, perché l'ho fatta io con molta fatica e molto tempo, c'è una rappresentazione schematica del libro di Ariès che vi invito ancora a leggere, La storia, saggi sulla storia della morte in Occidente. Sono cinque saggi in un volume di circa 200 pagine, in cui Ariès vi spiega tutte queste cose. Quindi, antichità classica e medioevo cristiano, concezione rassegnata, la morte addomesticata. Nel basso medioevo la peste porta un'angoscia legata alla morte del sé su vasta scala, senza colpa, perché l'epidemia non attribuisce una colpa specifica a qualcuno. Col passare degli anni la morte diventa presente nella vita quotidiana, nel Rinascimento, nel XVI, XVII, XVIII secolo, ma è considerata ormai qualcosa di più lontano, anche se comunque presente, no? Come nel periodo barocco. Nell'Ottocento il fascino romantico della morte che è sentita all'interno di legami affettivi che in un certo senso supportano il defunto e chi rimane in vita. E nel XX secolo la morte alienata, la morte è un disturbo alla vita dei vivi, quindi la morte viene cancellata, scotomizzata. Non si parla della morte. Non si deve parlare della morte. Infatti, nelle grandi città i manifesti funerari che avvisano della morte di una persona non ci sono più, perché chi conosce Mario Rossi che è vissuto 85 anni nel quartiere di Lorenteggio? Mo'. Quanti manifesti dovrebbero mettere? Invece nei paesi c'è ancora questa usanza, secondo me positiva, di annunciare la dipartita di una persona, ecco, molto, molto importante. Un altro storico, sempre stranamente sono i francesi i maggiori studiosi della morte, che ha studiato l'evoluzione dell'idea della morte nei nostri giorni, e Michel Vauvel, che ha scritto quest'altro grande saggio, La morte e l'Occidente, che trovate alla terza, anche questo è interessante. L'idea di Vauvel è un'idea più razionale, più di tipo marxista. Lui lega tutto all'evoluzione del pensiero religioso e quindi più o meno ripercorre le stesse tappe di Ariès, ma le lega a un diverso sentimento di tipo religioso che vedete in questa diapositiva. E quindi si passa in un'elaborazione di riti funebri più complessi a seconda di come l'umanità acquisti o perda un sentimento religioso riguardo della morte. Che tutto sommato spiega abbastanza bene la realtà che stiamo vivendo, no? La morte laica richiede un funerale laico e lascia quello che lascia. La morte con cerimonia religiosa richiede un'altra procedura e
e dovrebbe lasciare un po' più di speranza, chi lo sa. Comunque, l'interpretazione legata al periodo di trionfo del cristianesimo è tutto sommato assolutamente condivisibile, insomma, ecco. Ricordiamoci che per gli antichi la morte, per gli antichi greci e gli antichi romani, la morte era la fine, ma non perché ci fosse per forza un qualcosa di negativo, semplicemente agli dei i morti non interessavano più di tanto, insomma. Quindi la vita valeva la pena di spassarsela il più possibile perché non c'era una situazione sicura, no? L'accompagnamento è la visione scientifica dell'esistenza, che nasce con la moderna antropologia, nasce soprattutto con la medicina moderna e lo sviluppo dell'anatomia patologica, in cui i corpi dei defunti vengono sezionati, studiati e ridotti semplicemente a materia di insegnamento, come insegnano i grandi medici dell'Ottocento, primo tra tutti il grande Rudolf Virchow, che magari il grande pubblico non conosce, ma era un antropologo e soprattutto un clinico medico straordinario che è stato l'ideatore del concetto di cellula e di organismo come insieme multicellulare, uno dei più grandi medici di tutti i tempi. Qui lo vedete con i suoi scheletri, i suoi crani, no? Che ci porta a una visione della morte puramente di tipo biochimico. Virchow è una grandissima figura, però fa parte di quella mentalità ottocentesca, positivista, razionale, che vede la morte come un fatto esclusivamente fisico. Anche teorie come quelle di Lombroso, no? Le teorie assurde che vogliono identificare il carattere delle persone dalla forma del cranio piuttosto che da altre caratteristiche psicofisiche, sono legate a una concezione puramente materialistica del corpo umano, che è ancora importante, no? Perché oggi fondamentalmente, come vi accennavo all'inizio di questo discorso, esiste una separazione netta tra un'interpretazione filosofica del mondo, che è diventato un qualche cosa di puramente astratto, ideativo, metafisico, e un'interpretazione scientifica, mettendo queste due parti della conoscenza umana in contrasto tra di loro, cosa che è un'assurdità, è totalmente un'assurdità. Serve sempre a rinnovare questo concetto, di fisicità estrema dell'esistenza dalla nascita alla morte, che a me fa orrore. Da un punto di vista concettuale, in cui però ci si casca facilmente. E il modo migliore per cascarci è non nominare la morte. Ora, c'è un filosofo importante dell'Ottocento che parla della morte come sommo fattore di angoscia della vita umana, come sommo fattore di giustificazione dell'esistenza. L'uomo, dice Kierkegaard, deve fare i conti con il suo destino di mortale. È da lì che deriva tutto, è da lì che deriva la sua sentimento di precarietà e quindi la necessità di riuscire a trovare un accomodamento, un equilibrio con quest'idea di disgregazione. E questa disgregazione è univoca. Ogni uomo ha la sua vita, ma ogni uomo ha la sua morte. Una morte rappresentabile con cui deve fare i conti. E invece quello che ci insegnano ormai fin da bambini è di non parlare della morte, di non pensare alla morte, di tenere la morte fuori dal contesto esistenziale. Questo però finisce lo stesso per creare angoscia, perché comunque le persone continuano a morire. E se tu non affronti a livello, diciamo così, sentimentale e razionale allo stesso tempo, un problema come quello della morte, alla fine la morte farà i conti con te. Scotomizzare la morte, allontanarla dal contesto dell'esistenza, fa sì che la mandi fuori dalla porta, ma rientra dalla finestra. E allora, quando ti arriva, ad esempio, ci sono degli studi sul sentimento di frustrazione legato alla perdita del paziente da parte dei medici, sentimento di sconfitta, che esiste, insomma, certamente, insomma, anche questo è un altro sentimento con cui bisogna fare i conti. Poi, certo, nel contesto continuo del lavoro del medico può occupare uno spazio
temporalmente necessariamente ridotto, ma esiste. Forse gli unici che si occupano ormai quotidianamente della morte sono il personale sanitario, per cui la morte è un qualche cosa della quotidianità. Allora, come usciamo da questa situazione di gabbia esistenziale che vi ho descritto, cioè dal fatto che l'uomo moderno non può parlare più di tanto della morte e neanche rendersene conto e vive una vita di accumulazione, di consumo, di lavoro, fino a trovarsi improvvisamente davanti a un muro che è la morte e non è stato minimamente preparato, nessuno lo è mai, io penso, ma oggi come oggi ancora meno è preparato alla fine della propria esistenza, no? Come ne usciamo da questa cosa qua? Io vi porto due esempi che non sono sicuramente esaustivi di tutto, però insomma, possono avere il loro peso. Uno è un lungo racconto di Tolstoi che è La morte di Ivan Illich, che è un famosissimo racconto in cui Tolstoi racconta gli ultimi giorni di vita del giudice Ivan Illich, che è un potentissimo magistrato di San Pietroburgo, che si ritrova da essere una delle persone più potenti della città a diventare un povero malato che attende nel letto il momento della fine. E questo fa sì che soltanto al momento del trapasso Ivan Illich si renda conto di che cosa sia la vita, di come ci sia stata necessità dell'affetto, perché soltanto l'affetto riesce a vincere la parola della morte. E nelle ultime righe del racconto, di questo lungo racconto, l'ex giudice si chiede dove sia finito il dolore, il terrore della morte, perché comunque essersi reso conto che l'affetto verso i suoi cari e l'amore verso gli altri esseri umani è l'unico modo di superare questa angoscia della precarietà e della fine che lo attende. E qui metto un altro punto di passaggio letterario, secondo me, altissimo, che ci permette in un certo senso di riscattare il destino angoscioso dell'uomo dalla morte. È una parte di una lunga poesia di Dylan Thomas che ha come titolo E la morte non avrà più dominio, che è bellissimo, hanno fatto anche un bel film di fantascienza, un paio di film di fantascienza ci hanno fatto su questa frase di Dylan Thomas. E c'è la famosa frase, dice, benché gli amanti si perdano, l'amore non si perderà e la morte non avrà più dominio. Soltanto l'amore è un qualcosa che sopravvive alla morte, dice Dylan Thomas. È l'unica possibilità. Poi certamente non è che chi ama non muoia, muore lo stesso, ma forse muore meglio, tutto sommato, no? Poi alla fine la morte è un mistero, no? Nessuno può tornare indietro a raccontare com'è andata. Però Dylan Thomas è sicuramente un punto molto alto della spiritualità umana. Tra l'altro c'è un film con George Clooney in cui lui recita c'è questo film Solaris che ha due versioni, una russa nel 1974, è di Tarkovsky, questo regista russo, e l'altro è una versione americana più recente in cui c'è George Clooney che recita E la morte non avrà più dominio al fantasma della moglie che lo insegue anche quando è in orbita, che è un astronauta. E trovatelo, insomma, sono due film estremamente belli che hanno come parziale ispirazione la poesia di Dylan Thomas, insomma, perché poi alla fine è quello l'uomo e la speranza, insomma. C'è un altro testo letterario che dovrebbe essere l'ultimo che vi cito, che è molto interessante, che è Martin Eden di Jack London, romanzo di Jack London, di cui recentemente hanno fatto anche un bellissimo film ambientato a Napoli, che è questo qua con Luca Marinelli, che ha vinto la Coppa Volpi a Venezia per l'interpretazione straordinaria che fa di cosa, in cui la storia è quella di questo marinaio, Martin, che è un analfabeta ma ha tanta voglia di imparare.
alla fine, studiando, sacrificandosi, diventerà un grande scrittore. Avrà un successo strepitoso, ma scoprirà che una volta che ha raggiunto il successo, né la donna che ha sempre amato, né nessun'altra cosa importante della vita lo interessa più. È ammalato assolutamente di insoddisfazione. Tutto ciò per cui ha lottato si rivela assolutamente fatuo. E allora, per superare questo momento di questa sensazione di inutilità, lui parte per una lunga crociera nei mari del sud, in cui è l'ospite onorario della nave, no? Il capitano lo attende alla sua tavola tutte le sere, ma una di queste sere Martin Eden esce dalla sua cabina e si butta in mare, in mezzo all'Oceano Pacifico, per suicidarsi, perché la vita, anche di massimo successo, non gli interessa più. E le ultime pagine del romanzo, le ultime 2 pagine del romanzo, sono anche una riflessione sulla morte. Ricordiamoci che Jack London, che vedete qui in fotografia, si suicida a 40 anni pulendo il fucile, come Hemingway, no? Pulire il fucile è molto pericoloso, partono i colpi molto facilmente. E Martin Eden, che nel 1916, scusate, Jack London, che poi è l'alter ego di Martin Eden, quando si suicida nel 1916, è uno scrittore famosissimo, ha guadagnato 1 milione di dollari con i suoi romanzi, che è una cifra enorme per quei tempi. Allora, Martin Eden si butta in mare, ma non ha nessuna, ma non riesce a suicidarsi, vede la nave che si allontana dall'orizzonte e incomincia a nuotare come se niente fosse. Poi pensa di poter farla finita e si immerge fino a una certa profondità. Io vi ho messo proprio il passaggio, lo potete leggere con calma, ma si accorge che una volta arrivato nelle profondità dell'acqua, dopo qualche decina di metri, lui non ce la fa più, deve tornare su a respirare perché l'istinto di sopravvivenza gli impedisce di uccidersi. E allora torna su. E allora che cosa fa? Prende più aria che può e comincia a nuotare verso il basso fino a un punto in cui, anche volendo, non avrà più il tempo e la possibilità di tornare su. E muore. E le ultime parole del libro, che sono anche gli ultimi pensieri di Martin Eden, con cui si chiude questo romanzo importante della letteratura mondiale, sono queste. Che cosa era stata questa luce che cominciava a vedere? Sembrava un faro, ma era dentro il suo cervello, una abbagliante luce bianca. Poi emise dei lampi sempre più rapidi ancora. Ci fu un lungo rombo sonoro e gli parve che fosse precipitato lungo una scala interminabile. E poi, da qualche parte, verso il fondo, cadde nelle tenebre. Lo sapeva, era caduto nelle tenebre. E nel momento in cui lo seppe, cessò di saperlo. Così finisce il romanzo. Il mistero della morte. E questo della foto è Jack London, giovane, ricco, bello e famoso, insomma, che si spara un colpo di fucile in testa. Che la morte è un mistero. Martin Eden è forse il più caratteristico di questo mistero. Ne veniamo fuori come? Ne veniamo fuori con l'amore e ne veniamo fuori con la compassione. Vi ho riportato il passaggio famosissimo di Schopenhauer, in cui parla appunto della compassione come l'unico sentimento umano che permette all'uomo di sopportare l'esistenza, la compassione, che è il sentimento più forte che può affratellare gli esseri umani. E finisco con poche diapositive di riflessione e anche in un certo senso di modesta meraviglia. C'è un'oasi a 130 km a sud del Cairo, che è l'oasi del Fayum. In quest'oasi, per alcuni secoli, sono vissute delle popolazioni egiziane che avevano attinto al modo di vivere dei greci dopo la conquista dell'Egitto da parte di Alessandro Magno, durante le sue guerre di espansione. Per cui gli abitanti del Fayum erano greco-egizi che praticavano una religione di tipo egiziano, ma una modalità di vita
di tipo ellenistico ed erano fisicamente spesso più simili ai greci che agli egizi. Hanno avuto per molti secoli l'abitudine, l'usanza di seppellire i loro morti con la mummificazione, ma mettendo al posto della testa, sulle fasce mortuarie, dei ritratti estremamente attuali e realistici del morto. Per cui oggi, attraverso questi ritratti, che sono realizzati con una tecnica particolare, che si chiama encausto, che è fatta con un colorante che contiene della cera, che viene fissato a fuoco sulla tavola di legno e rimane brillante anche dopo secoli. Ora, noi abbiamo una grande raccolta di queste tavole di legno che contengono i ritratti dei defunti che sono stati poi mummificati. La più bella di tutte, oltre al Museo del Cairo, è al British Museum a Londra. Io ho visto quella e mi ha colpito molto quando ero ragazzo, insomma, questa cosa qua. Ma colpisce chiunque perché i ritratti sono di un realismo straordinario. Ora, se li vedete qui, vedete le stesse persone che potete vedere salendo in metropolitana a Milano. Siamo noi. È inutile girarci attorno, siamo noi. 20-25 secoli non sono passati assolutamente. Certo, poi sono ritratti su corpi mummificati nel deserto egiziano, ma di fatto siamo noi. E questo ci dà proprio la sensazione del presente che aleggia al di là della morte. La circolarità dell'esistenza in un certo senso, ecco. Io non mi stanco mai di osservare questi visi perché il fascino particolare che hanno è che sono stati ripresi in un momento di estrema vivezza, di estremo attaccamento alla loro vita. Guardate gli occhi come sono aperti sul mondo, ci stanno guardando. Non sono i defunti di quei come Ludovico il Moro che dormono con gli occhi chiusi, impersonali, no? Un qualcosa di lontano. Questi sono qui, in mezzo a noi. L'ultima cosa, vi faccio una citazione interessante, secondo me, che dà molta speranza. Sapete che Che Guevara era medico. Era anche allergologo, tra le altre cose. E se avete visto il film I diari della motocicletta, sapete che quando aveva 22-23 anni, che si stava laureando in medicina, parte per un lungo viaggio col suo amico, il biologo Granado, e attraversano tutta l'America Latina. Dal film, questa è la mitica Norton 500, no? La moto meravigliosa che li accompagna per migliaia di chilometri nell'America Latina. E dal film ho preso, poi il film è molto affascinante, ci sono moltissime riflessioni da fare per un medico. C'è ad esempio quando i ragazzi si recano a visitare un lebbrosario nel Perù, tutta una serie di considerazioni su tante materie che vi ho accennato, tante situazioni. Ma nel film c'è questo suggerimento, no? Di amare la vita senza rimpianti, perché comunque è un qualche cosa che abbiamo sotto le mani e possiamo cercare, se non morire bene, perché quello non sappiamo come sarà, però è nostra potestà vivere bene. È una lezione sulla morte, una riflessione sulla morte serve fondamentalmente ai vivi, non certo ai morti. Io trovo quel film lì, è un film che amo molto e secondo me è una grande lezione. Riprendo con la frase di Ingmar Bergman del Settimo Sigillo, che non ricordo più chi la pronunci, mi sembra che la pronunci il cavaliere, ma non ne sono mica sicuro. Però la morale del film è questa: il cavaliere trascina la morte in una lunga partita a scacchi, in cui la morte per la prima volta viene messa in difficoltà da un essere umano. Però il cavaliere alla fine del film si accorge che la morte è distratta e questa distrazione rende possibile che una famiglia di girovaghi fatta da padre, madre e un bambino
abbandoni l'accampamento dove lui sta giocando a scacchi e si sottragga allo sguardo della morte. E allora che cosa fa il cavaliere? Fa finta di gettare per terra, con un gesto maldestro, uno dei pezzi della scacchiera. In questo modo la morte si distrae e la famigliola può abbandonare sana e salva il campo, almeno per il momento. Ma c'è un altro messaggio nel film di Bergman che è importantissimo. La morte raccoglie i pezzi che sono caduti, ma dato che è in difficoltà, non li mette sulla scacchiera nello stesso ordine che avevano prima che cadessero. La morte bara. Questo è il succo della cosa. E il cavaliere lo vede, ma si fa sconfiggere perché comunque attraverso il suo gesto di generosità ha salvato tre innocenti. E questa è la morale del film, che è anche la morale della vita e la morale di quello che ho cercato con i miei modesti mezzi di trasmettervi oggi, insomma, possiamo, vi ho detto, possiamo, non sappiamo come moriremo, ma sappiamo come possiamo vivere. Se volete, in uno dei miei libri, il primo, ho parlato della morte, è un problema su cui ci tornerò. Durante il Covid ho scritto questo diario sul Covid di 400 pagine in cui mi chiedevo tutti i giorni. Ero isolato in Toscana, mi chiedevo, mentre fuori morivano 1.000 persone al giorno, e a me sembrava di rivivere la peste del 1347, per cui ho riflettuto un po' su questi argomenti. Qui vi ho messo, e questo di cui sono molto contento, una serie di bibliografie che vi lascio come eredità, insomma. Per cui se volete implementare le vostre conoscenze, ci sono 25 titoli che potete, lasciando perdere quei paio che ho scritto io, sono tutti libri molto interessanti, molto belli, che non possono che arricchire il vostro bagaglio culturale, anche il vostro, la vostra visione della vita, insomma, la complessità del sentimento della vita. Ecco, questi sono, lascio questa bibliografia come termine del racconto. Appunto, io avrei finito, se ci sono delle domande, tenendo presente che faccio quello che posso, insomma, il Signore mi ha detto che sono troppo esauriente. Spero di non aver toccato tutto, vorrei anche vedere, visto l'argomento, insomma. Lei è sempre molto illuminante e ci regala una serie di input che noi nel tempo che abbiamo cercheremo di non lasciare correre, di non Vi ho perdere. dato un bel po' di titoli, quindi Sì, avete. abbiamo di che, non dico filosofeggiare perché io sono laureata in lettere, quindi di filosofia so molto poco. Non sono neanche un medico, sono una banale insegnante di italiano in pensione per giunta, però è stato un arricchimento che settimana prossima ci sarà l'ultima lezione, ho capito bene. Sì. Sì, La rimpiangeremo e speriamo di l'anno prossimo ho intenzione di collaborare ancora e guardi, se me lo fanno fare sicuramente un corso sul Medioevo che non ho fatto quest'anno, di argomenti che non ho fatto quest'anno, lo faccio. Sul rifare il corso di medicina c'ho qualche perplessità perché effettivamente mi portano via così tanto tempo che poi non ho più il tempo di scrivere, dato che adesso ho finito in questi giorni un libro che ci ho messo 2 anni a finirlo, adesso lo sto correggendo prima di trovarmi un editore. E non riesco a fare quasi niente quando insegno perché effettivamente richiede molta concentrazione. Magari un anno sabbatico sulla medicina lo prendo perché poi anche ripetere sempre questi argomenti. Mi creda, a me non è che mi risulti particolarmente piacevole parlare della morte. Sono un sì, essere beh, umano immagino. come tutti gli altri. Qualche anno fa è una conferenza che mi hanno chiesto di fare tantissime volte. C'è un periodo della mia vita che chiedevano sempre di fare questo. Ho fatto una mattina di aggiornamento con l'Ordine dei Medici Milano nel 14 sulla morte. Non ero l'unico relatore, però l'ho organizzata io. Un'altra volta sono andato alla VIDAS, l'associazione dei malati terminali, a fare un'altra conferenza sulla morte. Insomma, mi hanno chiamato di qua di là, alla fine francamente mi sono stufato, perché a me parlare della morte
cioè mi succhia via l'esistenza anche a me da un certo punto di vista. È estremamente stressante. Non è che si possa parlare di questi argomenti come si discute di calcio al bar. Sono cose che ti fanno male, proprio perché fanno male a voi, ma fanno male anche a me. Non è che io sono invulnerabile, sono un povero mortale come tutti. E allora, secondo me, ogni tanto, magari ne faccio, probabilmente chiederò, di fare delle conferenze, quelle del martedì o del venerdì, due o tre, su argomenti specifici per esteso, ma non un corso intero, perché un corso intero su... preferisco concentrarmi sulla storia medievale, che per me è più divertente, insomma, da raccontare. Ecco, perché questi corsi di medicina sono di antropologia, filosofia medicina, sono molto logoranti, ecco, da un punto di vista umano. Detto Mi questo, permette una domanda prego, certo. che sgorga da quando riesco a seguire le sue lezioni. Considerando tutto quello che lei sa e fa, quanto dorme? Più o meno, adesso dormo un po' di più, nel senso che quando sono veramente stanco dormo dall'una alle sette più o meno, l'una alle Quindi una un e mezza, 6 ore. sei No, ore. perché ci si chiede quale tipo di concentrazione lei abbia per avere una simile produttività e per una cultura così vasta, ci vuole tempo, no? E questo tempo deve andare a detrimento di qualcosa. In genere va quello del sonno, no? Sì, adesso non voglio entrare nell'aneddotica, ci sono stati anni della mia vita che ho pagato anche duramente, perché comunque poi i rapporti umani tendono a sbagliare, che andavo a letto l'una, l'una e mezza tutte le sere, ma la mattina alle 8 timbravo il cartellino, perché io ho sempre fatto il medico del Servizio Sanitario Nazionale, quindi non è che potevo imboscarmi da qualche parte. E questo qui voleva dire studiare tutte le sere dalle 10 alle 2. Ma tutte le sere, dico tutte le sere, non quando capita, perché se no gli esami universitari non li passi. E dato che gli studi storici li ho fatti dopo che già avevo iniziato a lavorare, è stato veramente E lei la un grosso. storia la sa bene. Sì, beh, io di fatto tecnicamente sono uno storico più che un filosofo. Poi dopo, sa, la medicina è una materia che ti trascina nel campo della filosofia, è inevitabile, no? Mi piace anche la filosofia, però fondamentalmente mi piacciono gli studi. Ma fare storia senza fare filosofia, come ho detto tante volte, è abbastanza stupido, perché cioè, si diventa un po' degli vivisettori del fatto storico, senza prendere posizione. Non lo trovo giusto, insomma. Ecco. La storia, ecco, ti coinvolge anche da un punto di vista filosofico. Certamente lo studio è un qualcosa che si paga molto, ecco. E adesso che sto invecchiando, perché insomma la mia età ce l'ho, ecco. Non è che sono più un ragazzino, mi accorgo che purtroppo le energie sono quelle che sono, e devo amministrare con accortezza, perché anche insegnare è molto dispendioso da un punto di vista energetico, ecco, se la mettiamo così. D'altronde io non è che mi ritengo meglio di un altro perché ho letto quattro libri e so quattro cavolate. Ognuno ha il suo destino nella vita. A me piaceva studiare, e da quando mi ha messo in mano un libro a 5 anni ho letto, ho studiato, però insomma sono tante altre cose belle da fare nella vita che studiare, che sono meglio di qualcun altro, per carità, eh. Non pensate che me la voglia mai tirare più di tanto. Beh, insomma, noi qui, io più tardi, perché prima avevo altri corsi, abbiamo fruito delle sue lezioni, abbiamo tutte le sue presentazioni e parla a nome, credo, di tutti. Lei suscita un'ammirazione infinita, anche per la chiarezza, non La solo per le ringrazio lezioni, perché fa piacere, ma però per la chiarezza. mi creda, il senso della conoscenza non è guardarsi allo specchio e dire quante cose so. Il senso Divulgarla. della conoscenza è donare agli altri quel poco che si è appreso del mistero enorme della vita. Io non so perché il Padre Eterno mi abbia dato, ad esempio, una capacità meravigliosa
mnemonica. Io ho una forte memoria che adesso con l'età sta declinando, però da ragazzo ero molto veramente una memoria ingombrante, no? Nel senso che mi ricordo tutto, quando ho visto una persona, che giorno era, se pioveva, se c'era il sole, le date storiche a centinaia. E non so perché sono nato così, però certamente se la utilizzassi in modo narcisistico sarebbe un'assurdità. Cioè, a me piace insegnare e condividere le idee e sono contento quando non il fatto che voi mi diciate che sono bravo o cattivo, ma che vi ho passato qualche cosa, perché almeno la mia vita ha un senso. Capisce? Ancora più ammirevole. Non lo dico Adesso per... smetto di lodarla perché Basta, sembra basta. voglia trarne Per i qualche prossimi anni abbiamo vantaggio. Però esaurito io, l'argomento. anche come Ho conosciuto insegnante, troppo da tardi quest'anno io. sono in pensione, ho seguito centinaia e centinaia di corsi di aggiornamento, un po' in tutti i campi, anche adesso su Unitrain ne seguo parecchi e non sempre ho trovato dei docenti così, Vabbè, signora, basta però, non... così, lui l'ho già detto. mi mette in imbarazzo. Basta, basta, No, ho visto che è basta. diventato rosso e Sì, poi non le no, voglio far perdere tempo è una perché so che è un cosa, guardi, perfezioso. che... Ricordiamoci il disinganno barocco, eh? Ricordiamoci il disinganno barocco, Va bene. Ok. Tutti, sì, Professore, volevo grazie. ringraziarla anche per il corso di storia. La saluto perché purtroppo giovedì non ci sono, Ah. quindi Comunque, le auguro buona estate e ci vediamo l'anno se prossimo. andate su YouTube, vi Sì, ripeto, poi lo ritrovo trovate tutto, tutto, perché poi grazie. con calma metto tutto in linea con calma e via, insomma, ecco. Grazie ancora, grazie a voi Grazie a tutti, soprattutto. arrivederci. Grazie, Grazie, alla arrivederci. prossima settimana. Grazie, arrivederci.